partite tra Baba Sim in maglia verde e il Real Patatrack in maglia gialla, tutti e giovedì in vantaggio Babas per 3-1, anzi 4-1. Calcio di punizione per il Real Patatrack, se ne occuperà Nastro. La barriera, il portiere di Baba, tiro di Nastro, gira ma non abbastanza, la palla termina sul fondo. Giovane per Esposito, Esposito allarga per Di Vincenzo, Vincenzo va via con la magia, serve Di Maio che sbaglia clamorosamente davanti a Napolitano, lungo rinvio del portiere della Patatrack, la sponda di Nastro però è errata. Ancora Esposito, serve Giovane che va via in dribbling. Ancora la palla è buona per Fiorillo, il tacco, rimpallo, fasi confuse, il lungo lancio dove però non può arrivare Nastro, rinvio del portiere dei Babas, testa a Mile, anticipato, tiro dalla lunga distanza dopo aver anticipato Giovane. Ancora Giovane, serve ancora Baba, avanza, serve Fiorillo nel corridoio, poi gioco pericoloso di Baba. Cambio giallo. Calcio di punizione all'altezza del centrocampo per i gialli. Cambio giallo veloce. Anche io. Allora, ragazzi, veloce il cambio. È l'ultimo. Dai, veloce. Perde un po' di tempo Real Patatrack, tutto dunque a vantaggio dei Babas. Parte la punizione dalla lunga distanza, rimpallata dalla barriera. Vediamo quest'ultimo attacco prima di chiudere il collegamento. Napoletano, capitano portiere, la mette dentro, staccano in due, poi ancora una mischia, ancora Giovane di testa, lontano, il contropiede rapidissimo, due contro solo il portiere, Di Vincenzo, il tiro, e Napoletano in calcio d'angolo. Vediamo quest'ultima azione prima di chiudere il nostro collegamento, ancora dalla bandierina. All'indietro per Fiorillo che va via in dribbling, Fiorillo poi cerca una rabona improbabile, Giovane calcia rimpallato, chiudiamo qui il nostro collegamento.